Telenovela Stadio a Udine senza pace, quando alla vigilia dell'esordio casalingo in campionato degli eroi dello Juventus Stadium, l'attenzione dovrebbe concentrarsi più su quello che avviene in campo rispetto alle chiacchiere fuori dall'impianto. La querelle riguarda il nome dello stadio, che Patron Pozzo ha voluto riqualificare, piuttosto di abbracciare l'ipotesi di uno stadio nuovo altrove. Come non bastasse, il dibattito riguarda ora la denominazione da attribuire al nuovo Friuli. Magari proprio questa dicitura potrebbe funzionare a fronte della proposta di attribuirgli il nome del main sponsor della società, quello che campeggia sulle maglie di Di Natale e compagni, tipo Allianz Arena a Monaco o Stadio del Giglio di Reggio Emilia. Ma domenica 30 agosto è il giorno, meglio la sera, di Udinese-Palermo, entrambe con 3 punti dopo la prima giornata e vogliose di confermarsi per un piccolo allungo in classifica. Nuovo stadio, oltretutto, e nuovo apparato di sicurezza, come conferma il questore udinese. Io parlo per questo di concessioni, di aperture, di guida in un tifo sì, naturalmente rumoroso, naturalmente vivace, naturalmente spiritoso, ma comunque un tifo che rispetti le regole, un tifo che non si abbandoni mai ad atti illegali. E poi per quanto riguarda il resto, noi siamo fermamente convinti di poter riportare alla lunga le famiglie allo stadio. La questura udinese vuole una condivisione dell'ordine pubblico, estesa alle forze preposte, alla società calcistica, ma soprattutto ai tifosi, nei cui confronti sono previste aperture incoraggianti, in cambio però della più assoluta correttezza, e ci mancherebbe. Abbiamo condiviso con la società, ma anche con l'osservatorio del Ministero dell'Interno, con la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali pubblico spettacolo, una soluzione che prevede un abbattimento delle barriere che separano gli spettatori dalla zona sportiva, appunto perché abbiamo fiducia nel senso di civiltà, nella compostezza e nella responsabilità dei tifosi friulani. Certo, nel caso questa fiducia fosse tradita, le misure compensative e i correttivi sono già pronti.